Nella stagione 1966-67, quando la sua partecipazione alla Serie A era ormai consolidata da diversi anni, il Mantova difficilmente perdeva le partite. Altrettanto difficilmente, tuttavia, le vinceva. Prendeva pochi gol e per forza, penserà chi se lo ricorda, in porta giocava Dino Zoff. Come che sia, in quell'ultimo campionato a 18 squadre, dunque a 34 partite per squadra, il Mantova impattò in 22 circostanze, 6 volte perse e 6 volte vinse. Ne vinse casualmente una, l'ultima, scucendo lo scudetto dalle maglie dell'Inter e cucendolo su quelle della Juventus, ma questo accadde nella primavera del 1967. Alla vigilia di Natale del 1966, i biancobardati ospitavano la Lazio, che alla fine di quell'annata cadde in Serie B. Anche la Lazio era abbastanza incline ai pareggi, tanto che ne raccolse la bellezza di 15. Purtroppo, tuttavia, non li compensava con un adeguato equilibrio tra vittorie e sconfitte. Ma la domenica della trasferta mantovana veniva dopo una giornata di gloria. Sul loro campo gli Aquilotti avevano battuto niente meno che l'Inter. Dunque, i nerazzurri persero quell'anno il titolo soprattutto per queste due improbabili sconfitte, contro la squadra abbonata ai pareggi e contro quella che precipitò in Serie B. E tra Mantova e Lazio come andò? Pareggiarono, ovviamente. Una partita decisamente brutta, dicono le cronache, e conclusa senza lo straccio di un gol. Stracolma e Marassi il pomeriggio del 26 dicembre 1948 e inatteso vi accade un 48. Già, quando calano le ombre della sera e il vento cessa di soffiare gelido nei vicoli di Genova, il Genoa è primo in classifica. Ha scavalcato niente meno che il Toro dopo averlo aggredito per 90 minuti fino all'inciucchimento. 3-0. E da quanti anni non accadeva che i Granata accusassero un simile patimento? Ma erano decimati e non proprio in piena salute alcuni di quelli che potevano giocare. Un incidente di percorso, in sostanza. E anche il sorpasso fu abbastanza fasullo, perché il Torino aveva un match da recuperare. Quel campionato, poi, si sa come finì. Finì a Superga. A Marassi, un'indimenticabile squadra subì l'ultima sconfitta in campionato della sua breve, infinita epopea. In questa foto si vedono due giocatori del Manchester United e alcuni sconsolati del Burnley. Il più vicino alla porta, il numero 10, è David Heard,
ma il gol porta la firma dell'altro, quello che sta per uscire dall'inquadratura, anche lui con le braccia levate e soprattutto con un'espressione di felice stupore sul volto. Ha 17 anni e mezzo, ha appena scritto il proprio nome nei tabellini della First Division. Il pallone, invece, pare l'abbia messo all'incrocio, ma non ci sono filmati a confermarlo. Fidiamoci, perché è lui stesso a raccontarlo. Io fui più che soddisfatto della mia prestazione e del mio primo gol da professionista. Un tiro di destro dal limite dell'area che andò a insaccarsi all'incrocio dei pali. E da lì, direttamente sul Belfast Telegraph del giorno successivo, a piena pagina. Georgie, come tutti sanno, è irlandese, è logico che da quelle parti esaltino le gesta di uno dei loro. Matt Busby, dal canto suo, ha capito benissimo cosa ha tra le mani. La sua seconda generazione di Babes sarà più forte della prima. Cosa faccio? Mi sintonizzo o non mi sintonizzo alle 22? Inizia la Coppa d'Oro de Campeones Mundiales, inizia il centenario, quale teatro migliore? Scende in campo la storia, amigos. Laggiù però c'è un regime militare. Ha perso il plebiscito ma è rimasto in serpa. Mi sintonizzo o no? E oltretutto tra i campeones mondiales non ci sono gli inglesi. Hanno dato forfè, mica una novità. Peccato, poteva esserci Uruguay e Inghilterra ad aprire, il padre contro la madre del football. E invece c'è l'Olandetta di questi tempi, senza più assi, l'Olanda che non vince più nemmeno una partita, che ha fatto pena agli europei giocati a casa nostra. Ma non so se mi sintonizzo, anche perché non ho voglia di vedere mai Buongiorno fingere di commuoversi dagli studi di Canale 5. Sì, è la prima volta che trasmettono una partita in diretta. Qui siamo in Lombardia e che diamine, la rivoluzione è cominciata e non mi va di farmi sommergere dagli spot pubblicitari. E facciamo così, vado a dormire e domani guarderò gli highlights in differita, senza pubblicità.